Buongiorno a tutti, penultimo appuntamento prima del Ferragosto con GP On Air Attualità, e poi riprenderemo nel futuro mese di settembre, no, forse è ancora agosto perché riprenderemo tra due settimane e quindi nell'ultima settimana avremo ancora il tempo con un lunedì di proporci e vedremo poi la formula, vedremo cosa verrà fuori dopo l'estate, ma certamente Radio Supersound si proporrà ancora e Vittorio Sanna con Radio Supersound con la sua trasmissione di attualità. Argomenti quest'oggi che ancora una volta passano dallo sport per finire nella cultura, ma toccando anche un po' l'economia dell'isola. Partiremo con Corrado Sorrentino, stiamo parlando di un grandissimo campione del nuoto sardo, di uno dei più forti di sempre, che comunque continua a caratterizzare la vita di ogni giorno con le sue imprese. Ha partecipato a una gara di nuoto libero e è riuscito a mettere in fila i più giovani, vincendo a Tortoli una gara e dando ancora una volta l'esempio per far capire qual è la differenza tra un ipotetico campione che ha delle qualità e il campione che invece ci deve mettere qualcosa di più se vuole arrivare ai risultati, se vuole superare i momenti difficili della vita. Grande intervista quella con Corrado Sorrentino che sentiremo tra poco. Proseguiremo con un altro personaggio che ha a che fare con il mare, in questo caso è un imprenditore che a Porto Liscia, nel territorio di Santa Teresa Gallura, ha un'attività legata proprio all'intrattenimento turistico attraverso anche lo sport, ma soprattutto che cerca di fare economia con questo, Stefano Pisciotto, e ci dice di qual è il movimento anche nel nord Sardegna in questo agosto che ha fatto anche riprendere a pensare positivo un po' a tutti quanti, nella speranza che dopo la pandemia effettivamente si possa recuperare anche qualcosa di quel che si è perso. E chiuderemo con chi dalla pandemia poi ha tratto invece una riflessione importante, e cioè abbandonare dopo addirittura 30 anni la direzione del Coro Ortobene. Si tratta del maestro Alessandro Catti che ci dice appunto di questa decisione improvvisa che è arrivata dopo 30 anni di direzione, quindi pensate, dopo una vita praticamente di legame con il Coro Ortobene, che è uno dei cori più conosciuti e più importanti della Sardegna. Tutto questo tra poco a GP On Air, non cambiate canale. AGP On Air, un eterno campione, Corrado Sorrentino, un campione, quando si utilizza il termine campione, almeno per quanto mi riguarda, un esempio su come bisogna affrontare lo sport, determinazione, costanza, con il desiderio costante anche di superarsi giorno per giorno. Ed eccolo qua, Corrado, un amico ormai da tantissimi anni che continua a sorprendermi. Buongiorno Corrado. Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie per questa opportunità. Senti Corrado, 46 anni è un'energia straordinaria, in questo ultimo weekend ti sei concesso ancora una vittoria in 3 km di nuoto a quei liberi a Tortoli, alla faccia dell'età, perché poi la carta d'identità non conta quando si tratta di sport, quando si tratta di misurarsi sempre con se stessi. Beh sì, io diciamo che un po' sto sbeffeggiando l'anagrafica, no? Perché comunque sono 46 anni, si sentono, ma diciamo che sto trovando il modo, il sistema per eludere un po' l'aspetto anagrafico. C'è da dire che queste vittorie stanno arrivando molto per esperienza e anche abbastanza per allenamento, con obiettivi differenti dalle distanze di gara che in realtà sto sviluppando, perché tutto è nato perché avevo in mente di fare il 20 luglio di quest'anno, doveva esserci una maratona di 36 km, Amelia's Swimming Marathon, una maratona dedicata a mia figlia, che doveva essere contestualizzata ad un evento su Marina Piccola in cui avrei voluto fare un villaggio sportivo per una raccolta fondi. Chiaramente con il Covid
non abbiamo potuto organizzare nulla, e quindi tutti questi allenamenti che io facevo e che sto facendo in qualche modo dovevo finalizzarli. E allora, visto che c'è stata l'opportunità di riaprire il circuito in acque libere, mi sembrava il modo giusto, anche con chilometraggi nettamente differenti, perché un conto è una gara da 3, un conto è una maratona da 36, però diciamo che il modo giusto per richiamare la competizione, l'adrenalina da gara, mettersi comunque in discussione. Essendo però poi tesserato come agonista, se no non potrei fare la maratona, ovviamente mi devo confrontare con i giovani, e questo è ancora più stimolante. Stimolante perché, diciamo, tu sei un istruttore da tantissimi anni, in questo caso sei diventato un esempio, cioè, come dire, con la caparbietà, con la voglia, con la determinazione, con l'allenamento, con la costanza, si possono ottenere questi risultati. Ma guarda, io ai miei ragazzi ho sempre spiegato questo, che alla lunga il lavoro ripaga sempre. Che comunque non c'è un tempo, un momento specifico in cui vedi con certezza il tuo miglior risultato, e non è neanche detto che tu lo veda sotto il profilo cronometrico o prestativo. Io, nonostante le vittorie da giovane, da ragazzo, sono testimone del fatto che i miei risultati, i risultati del lavoro duro che ho fatto prima da giovane, li sto raccogliendo adesso da grande, non come risultati sportivi, perché le medaglie contano tanto quanto, ma quanto come risultati nella vita, perché se non fossi stato determinato come sono e come lo sono stato da ragazzo, probabilmente dopo il mio vissuto, che ormai è ben noto, forse non saremo qui a parlare, ecco. Forse non sarei sopravvissuto alla tragedia che mi ha toccato. Quindi io cerco di spiegarlo sempre, ragazzi, non dovete nuotare per il risultato immediato, ma per il piacere di nuotare, per il divertimento di nuotare, sapendo che i risultati possono arrivare sotto tantissime altre forme. Corrado, tocchi un tasto che è un tasto fondamentale quando si parla di sport, perché tu comunque stai riassumendo valori importanti. Tu pensa che sto per uscire con un libro dove io ho messo insieme gli olimpionici e i paralimpici. Perché? Perché comunque sia, molte volte lo spirito dello sport è proprio quello di superare le grandissime difficoltà, non un tempo, come hai detto tu, non conquistare una medaglia, ma superare delle difficoltà particolari. È una metafora che però, nel momento in cui ti trovi ad applicarla, se l'hai curata con attenzione, non dico che ti risolve i problemi, ma ti aiuta. Guarda, senza dubbio, ciò che è accaduto, per chi non lo sapesse, parliamo di mia figlia, io non ho perso la bambina poco più di un anno e mezzo fa, e io quando eravamo in ospedale affrontavo quella situazione ragionando proprio come se fossi in una competizione. Mi dicevo: non devi mollare perché non è finita, non devi mollare, devi resistere, ed è questa secondo me la chiave di tutto. Pensare quando ti alleni, quando ti spacchi le ossa, quando non pensare che devi andare a gareggiare, devi battere l'avversario, ma devi pensare che c'è un significato superiore a quello che stai facendo. Per cui io credo che al giorno d'oggi questo sia un po' difficile da far assimilare ai ragazzi e ai giovani, perché per cultura moderna non abbiamo la capacità di trasmettere questo concetto, cioè lavorare per divertimento, soffrire per divertimento, allenarsi per divertimento, consapevolmente al fatto che non lo devi fare per il risultato immediato. Cioè la goduria sta proprio mentre fai, capito? Mentre ti alleni, e il risultato poi lo raccogli dopo, perché esci con le spalle larghe e, come si dice, no, con le palle quadrate, quando sei in difficoltà anche nella vita sai come affrontare. Io ho fatto così, mi sono salvato così, mi sto salvando così. Senti, i giovani che hanno partecipato con te a questa gara, che partecipano con te a questa gara, come ti vedono, ti dicono qualcosa, scambiano con te opinioni, sei tu che li provochi, perché molte volte sei tu che cerchi di sollecitarli? Io più che provocare cerco di stimolarli. Loro ho notato che hanno nei miei confronti, secondo me, un grande rispetto, me ne accorgo da come si pongono nei miei confronti quando magari siamo in camera di chiamata o anche nelle situazioni, diciamo, tra virgolette, promiscue di preparazione alla gara.
Un po' sono l'intruso, perché 46 anni in mezzo ai 18 anni e 16 anni, diciamo che più o meno... Il femminile ha vinto la quindicenne, addirittura. Quindi così, no? Io un po' sono l'intruso. Come qualche altro collega tuo diceva, io sono molto felice per te, ma un po' si nasconde un problema dietro queste tue vittorie, cioè il fatto che non si riesca a far emergere davvero, davvero i giovani. Ti dirò di più, quelli contro i quali ho gareggiato questo fine settimana, uno era lo stesso dell'altra volta, Francesco Cabula, l'altro era Lorenzo Pazzola di Sassari, ma guarda che loro sono davvero molto più forti di me. Ho vinto di esperienza, perché comunque le acque libere sono uno sport completamente differente dal nuoto. Gliel'hai basta. Detto ai ragazzi che sono più forti di te? Senza dubbio, gliel'ho detta più riprese. È chiaro che poi non ti puoi infilare dentro l'argomento più di tanto, perché loro sono seguiti da altri istruttori, cioè. Certo, sono figli di altri allenatori, è giusto che gli altri allenatori, peraltro bravissimi, peraltro, e anche esperti pure nel settore, uno in particolare è appena uscito dall'Ironman, Alessio Suergiu, che saluto e al quale rinnovo i complimenti, per cui loro hanno un fior di allenatori, manca probabilmente il carattere, ma lì un allenatore non ci può fare un granché, e manca anche l'esperienza, perché di fatto sono ragazzi molto abituati alla vasca, un po' meno alle acque libere. Io acque libere in 46 anni ne ho fatte tante, per cui sto vincendo di esperienza, non certo perché sono più bravo, loro sono molto più prestativi di me. Corrado, mi ha fatto piacere sentirti, mi ha fatto piacere sentire ciò che dici, e spero che possa essere utile, perché lo ascoltino con attenzione un po' tutti, perché comunque il campione è quello che dà l'esempio. Io continuo a dire questo. Grazie mille, è stato un piacere anche per me, grazie ancora per l'opportunità e a presto. Un abbraccio Corrado, ciao. Ciao a tutti, ciao. A GP On Air facciamo visita nel Nord Sardegna a Stefano Pisciottu, che opera in spiaggia, lavora con i surf, lavora con le barche, fa le escursioni, insomma, a un centro balneare. Ci può raccontare di come la stagione, anche lì partita tardi, sta decollando anche al nord della Sardegna, non solamente quel che conosciamo invece da queste altre parti, dalle zone più a noi vicine. Ben trovato Stefano. Ciao Vittorio, come va? Bene, tu come stai? Tutto bene, siamo qua al lavoro in spiaggia a Porto Liscia, a Curuccia. Liscia di vacca, giusto? Questa era No, Porto Liscia, Porto Liscia. Teresa Gallura. Non è Liscia di vacca. È di Arzachena, è vero? Vedi, Porto molte volte... Liscia. Porto Liscia in comune. Ovest di Porto Apollo, in confine tra Santa Teresa Gallura e Palau. Benissimo, quindi stiamo avvicinando anche alla costa nord orientale, dove poi di fronte a Spargi, all'isola di Spargi. Tu cosa fai precisamente per i nostri ascoltatori, Stefano? Qual è la tua attività? Allora, la mia attività, io faccio attività sportiva, windsurf, SUP, canoe, attività nautiche, sport nautici, e organizzo eventi in questo settore. Anche escursioni? Facciamo anche escursioni e facciamo anche scuola. Com'è il movimento quest'anno, Stefano? Allora, il movimento quest'anno in questo momento è ottimale, sembra un agosto normale come gli altri, da qualche giorno siamo tutto esaurito, e anche nelle località qui limitrofe. Certo, all'inizio è stato un po' più dura, perché si sa il motivo, il discorso del coronavirus e della possibilità di spostarsi. Quanto è stato perso in percentuale della stagione solita fino adesso? Allora, quello che è stato perso non si può recuperare. Comunque parliamo che il primo mese è stato perso. Mi fa piacere sentire una cosa di questo tipo, perché diversamente da come molte volte ho sentito, perché molti invece dicono che quello che si è perso non si può recuperare. Tu hai detto il contrario, giusto?
quello che si è perso. No, c'è una parte che non si può recuperare, una parte che si, che può, si recuperare. Può recuperare, esatto. Perché è tutto relativo, dipende uno che attività fa. Io che lavoro con lo sport, che è un tipo di utenza, che sono proprietari di case o persone alto spendenti, ho la possibilità di recuperare qualcosa. Perché chi è alto spendente ha la possibilità di fare le vacanze anche a settembre e ottobre, e molti stanno allungando le vacanze per quel periodo lì, quindi qualcosa si può recuperare. Ovviamente non per tutti è valida questa cosa, e quindi è giusto quelli che hanno detto che non possono recuperare, perché ciò che è perso per un certo tipo di utenza, che è quella di massa. Hai già qualche segnale del fatto che comunque sia questo recupero si può attuare nel prossimo mese di settembre? Sì, ho già dei buoni segnali che si può attuare nel mese di settembre, soprattutto di ottobre, perché chi è venuto e chi è stato chiuso in casa due o tre mesi ed è proprietario di casa ha trovato la motivazione ideale per potersi godere la casa in Sardegna o poter godere le strutture fuori stagione, perché hanno sofferto tanto chiusi in casa le persone e hanno capito che la vita va vissuta e non bisogna solo lavorare come dei topi dentro i laboratori. Bisogna lavorare, divertirsi, ci vuole il giusto equilibrio. Quindi quelle case che abbiamo visto sfitte e che vediamo sfitte per moltissimi mesi, diciamo da ottobre fino almeno a giugno, rischiano di ripopolarsi in conseguenza proprio del fatto che la pandemia abbia insegnato una cosa diversa. Sì, il discorso, diciamo che quello che hanno sofferto di più, e questo è innegabile, sono gli alberghi, perché gli alberghi sul discorso della pandemia, dovendo creare dei protocolli particolari e non avendo un turismo di famiglie, ma più che altro di coppie o roba del genere, per loro è stato più difficile, mentre invece uno che ha il nucleo familiare si prende una casa, è più facile rispettare i protocolli Covid, perché sono tutto lo stesso nucleo familiare, quindi non si mischiano le persone e tutte queste cose qua, come è successo per tante altre attività, tipo per il charter. Alcune ditte di charter con le famiglie si sono riprese, capito? E non mettere dei gruppi eterogenei, che sennò si dovevano portare appresso le certificazioni che hanno fatto il tampone, il test, oppure stare lontani o con la mascherina, tutte cose qua, e quello un po' blocca. Tipo di turista, cioè si è parlato a lungo del fatto che quest'anno ad esempio non ci siano i russi, una cosa che si sta notando soprattutto a livello di yacht, di grandi imbarcazioni da turismo. Sembra che i russi che stavano affollando la Sardegna non ci stiano. Da dove arrivano i turisti questo agosto? Allora, i maxi yacht e i mega yacht ci sono, perché io sono proprio in una zona, da noi no, non ci sono al sud, non abbiamo visto. Sì, da noi è più una caratteristica, diciamo, però da noi abbiamo anche un turismo del nord Europa, e quindi vengono anche magari dall'Olanda o dall'Inghilterra. Il turismo che manca, diciamo, qua sulla costa è il turismo straniero e il terrestre, perché quello è un turismo perso totalmente, perché loro fanno la Pentecoste e quello lo possiamo recuperare solo in parte a ottobre, perché per loro agosto non esiste. Ah, ecco. Vedi, mi hai dato anche un motivo culturale, perché io credevo fosse solamente legato al fatto che preferissero giugno anche per un motivo economico. No, loro non preferiscono giugno per lì. Loro hanno una situazione intelligente della divisione delle ferie, e loro le ferie, diciamo, le vacanze più importanti sono le Pentecoste, capito? Quindi per loro il loro agosto è la Pentecoste. Hanno una religione diversa, un po' diversa dalla nostra, e loro hanno tipo 3 settimane di Pentecoste e 2 settimane a ottobre, e agosto loro lavorano. Che eventi hai organizzato quest'anno, Stefano? Allora, ho organizzato per i primi di agosto un open day, due giorni di open day per il wingboarding foiling, che è quel nuovo sport che si fa con la vela alla di pipistrello e con la tavola con l'idrofoil. Capito? Partecipazione? Tanto successo. Partecipazione abbiamo avuto, ovviamente rispettando le distanze, perché dovevamo farle a una, anche se avevamo più materiali,
abbiamo avuto nell'arco dei due giorni circa 400 partecipanti. Non male. Facevamo fare un quarto d'ora free ad ogni persona, poi a chi andava un po' meglio, il giorno dopo c'era più vento e abbiamo fatto fare altre sessioni magari col foil, anche foto, è stata una cosa carina. E adesso tutti vengono a chiedere questa cosa qua che attira molto, soprattutto quelli delle barche, essendo una vela, un'ala gonfiabile, e la tavola piccola e il foil smontabile lo puoi mettere in una barca e in una macchina. Questo è per tutto. Sì. Altri eventi? Altri eventi avremo lo Zonale Tecno a, settembre, intorno a metà settembre, e poi avremo un'altra regata Tecno che è da confermare a fine ottobre, e avremo il nazionale amatoriale slalom dell'ICS al periodo dei morti, diciamo fine ottobre e primi di novembre, per chiusura della stagione, e farò un raduno nazionale istruttori windsurf dell'ICS, dell'ente di promozione sportiva ICS, che sta puntando sul windsurf. E creerò il primo raduno nazionale qua in Sardegna per, diciamo così, standardizzare i metodi e la didattica nel settore, nel nostro settore, in questo tipo di sigla. Annotatevi il nome di Stefano Pisciottu, porto di Liscia, abbiamo detto. Comune Santa Teresa Gallura. Come si chiama lo stabilimento, la scuola? Club Porto Liscia. Club Porto Liscia, non dimenticatelo, per una vacanza diversa gli insegna lo sport. Grazie Stefano, un abbraccio. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, ciao, ciao Vittorio. Ciao, ciao. A GP On Air parliamo con Alessandro Catte. Buonasera Alessandro. Ciao a tutti, buonasera. Alessandro Catte, 30 anni nel coro Ortobene, il maestro del coro Ortobene, e ora hai deciso di cambiare, è una svolta importante perché insomma sappiamo benissimo che legame c'è con il coro, sappiamo benissimo che legame c'è abitualmente di un maestro con il coro, immaginiamo che tipo di legame può esserci dopo 30 anni tra te e il coro Ortobene. Allora, diciamo che sì, è ovviamente una notizia per me molto importante, anche molto dolorosa, devo dire. È chiaro che un passaggio del genere non lo si affronta con molta leggerezza, lo si affronta con grande responsabilità e anche con, sottosituisce anche con molta tristezza, però io sono molto musicista, quindi sono molto, come dire, sono di quelle persone che sanno benissimo che la ripartenza nel nostro mondo è quasi obbligatoria. Tu mi insegnerai, anche ho paura che non sia solo nel mio mondo ma un po' nel mondo di tutti, però nel mondo della musica la ripartenza e la rinascita e la ricrescita è una delle parti fondamentali del nostro essere, per cui 30 anni sono un numero di anni lunghissimo per un'esperienza musicale, per cui adesso insomma è arrivato quasi il momento di fare altre cose, di dare una svolta, di pensare magari a un nuovo progetto, ecco tutto qua. Cioè, c'è un'esigenza personale, un'esigenza anche dovuta a mille altre situazioni, diciamo, però è anche insito un po' nel mio modo di vivere, no? Nel mio modo di fare musica, che è sempre alla ricerca di qualcosa di diverso, di nuovo, di contemporaneo, di moderno. Quindi c'è l'anomalia dell'interruzione di un rapporto, ma c'è anche la normalità della vita di un musicista, insomma. Senti, non era possibile pensare magari a un progresso di questo tipo, a una, hai parlato di modernizzare, di farlo con un coro così legato alla tradizione, una cosa che era in contradizione secondo te? Tentare di progredire, di migliorare, di fare le cose nuove insieme al coro? Guarda, diciamo questo, che
una formazione musicale è basata su mille alchimie, cioè no, su mille situazioni che procedono, cioè voglio dire, per far parte di una band, per far parte di un coro, di un servizio del genere, ci devono essere le stelle costantemente allineate, tu devi essere costantemente ricco di entusiasmo, ricco di cioè che ti alzi la mattina e hai voglia di fare. Io forse sono, è proprio un problema mio, che sono arrivato in una fase forse di stanca, in una fase dove avevo bisogno probabilmente di quantomeno di fermarmi. Io non escludo che poi sai, la sfera magica non ce l'ha nessuno, no? Non posso prevedere il futuro, perché in questo momento non so cosa farò domani. Però in questo momento qua mi sentivo proprio di fare questo stop, cioè questo momento dove mi fermo, e poi magari a bocce ferme, rimettendo un po' insieme tutti i componenti del puzzle, vedere un pochettino che strada prendere, dove indirizzarsi. È vero che il coro Ortobene è un coro legato alla tradizione, però è vero anche che il cammino che ho fatto io è molto legato all'innovazione, al cambiamento. Considera anche un'altra cosa, che io ho iniziato quando avevo 21 anni, e quindi tutto il coro è iniziato con me. Oggi ci ritroviamo che abbiamo tutti 30 anni in più, no? Quindi c'è una situazione che è molto diversa, seppur gli stimoli musicali, insomma, non voglio dire che saremo a un certo punto che c'è spalle al muro, no? Sei spalle al muro con l'età. Però 30 anni sono tanti, insomma, 30 anni sono tanti nella scienza musicale, e si può arrivare a un momento dove c'è bisogno di fare un ragionamento, di tirare le somme, di pensare, di ragionare, vedere un po' che cosa fare. Cosa fare da grande non lo posso dire, perché sono già grande. Ma hai idea di che cosa fare, di quale può essere la direzione da prendere? No, in questo momento ho necessità di fermarmi. In questo momento mi ci sta di fermarmi, ho iniziato di ragionare, di vedere, poi posso ipotizzare, però sai, il coro, cioè a differenza di altre formazioni musicali, il coro ha una grande come dire, presenza di valori umani, perché è fatto tutto da uomini o da donne, non è un'orchestra dove suonano gli strumenti, cioè gli strumenti sono le voci, le persone sono, cioè c'è proprio una, è necessario un grandissimo affiatamento, una grande unione, una unità di intenti che deve essere al 100%, per cui in effetti è un ciclo che si chiude. Esattamente, io penso di sì, io penso che sia proprio quasi una fase di un ciclo che si chiude, dove abbiamo fatto delle cose molto importanti. Io oggi sul giornale ho fatto proprio questa lettera di ringraziamento, perché abbiamo fatto, non so, io ho contato più di 1000 concerti, abbiamo vinto premi nazionali, in Sardegna abbiamo vinto concorsi, mi pare che abbiamo vinto 4-5 primi premi, abbiamo fatto concerti importanti, penso che nel 99 abbiamo fatto concerti con Piero Mara davanti a 5000 persone, cioè abbiamo fatto i concerti per la Costituente, non so se ti ricordi i concerti per la Costituente, con Andrea Parodi, con Elena, insomma eravamo con l'elite musicale sarda, per cui c'è un percorso molto importante, tanti dischi, tante copie vendute, molte canzoni sono eseguite da altri cori, insomma un percorso molto importante, per cui insomma io vivo diciamo con malinconia questo momento di stop, però so anche che nella musica le ripartenze sono dietro. La fossilizzazione è una delle cose che rischia di bloccare un po' tutto, di fermare un po' tutto, per cui a volte delle scosse, no? Delle scosse, cioè in effetti a volte quando noi pensiamo che sia una chiusura, in effetti è una nuova ripartenza. Quindi poi c'è da dire una cosa, cioè che nessuno ha, io per primo non so cosa succederà domani. Non so cosa succederà domani. Può darsi che io stia sbagliando tutto. Io non siccome sono molto in questo, sono, non dico istintivo, però nelle scelte che faccio sono, come dire, vado molto a delle sensazioni che ho, no? Mi sono sempre fatto guidare un po' da quello che la mia persona, dall'esperienza, da quello che ho sempre fatto, mi dice di fare, per cui questa volta mi sono sentito di fare così, di fermarmi e di ragionare, e poi dopo si vedrà, insomma. E dopo fase di riflessione, insomma, cosa, se arrivi a un certo punto, come hai detto tu, e si cresce anche insieme, perché 30 anni di colo significano 30 anni di tante persone che hanno cambiato la loro vita, che sono andati avanti, come dite.
Va bene, Alessandro, chiaramente l'entusiasmo e soprattutto l'affetto che nei tuoi confronti esiste è uno dei motivi che ci porta a chiedere dove vuole andare Alessandro, considerato che comunque un messaggio l'hai mandato. Non si tratta di chiudere con il panorama musicale, ma semplicemente di capire come continuare. Esatto, esatto. Beh, io non so fare altro, magari lo farò in maniera, anzi sicuramente lo farò in maniera mediocre, però non so fare altro, è un po' come quando ti alzi tu la mattina e in questo abbiamo un po' un destino simile, nel senso che poi alla fine ti guardi allo specchio e dici vabbè, cosa faccio, io ho 50 anni, sono un docente di liceo, insegno canto al liceo musicale di Nuoro, sono musicista da una vita, faccio questo percorso, cosa faccio, continuerò a fare quello, ma perché non so fare altro, perché non è così, la nostra vita penso che sia questa, bisogna capire con chi bisogna farla, in quale modo è meglio farla, in quale maniera ci dà più serenità, ci dà più soddisfazione, e questo è quanto. Quindi può succedere che ci sia una battuta d'arresto e poi una ripartenza, così come capita molte volte che gli eventi che subisci, perché in questo caso la vita dei cori ha subito anche la pandemia, è quello che ti porta a riflettere, forse è il momento anche che approfitti della pausa. Guarda, questo è un aspetto, io credo che noi da questa pandemia usciremo tutti un po' cambiati, esatto, anche in queste cose, perché i due mesi di stop che ci sono stati hanno sicuramente portato a delle riflessioni e a delle cose. Io ti posso dire che nell'ambito corale, per esempio, regionale, ma sono certo, te lo sottoscrivo, che molti non riprenderanno a cantare, che molti non ritorneranno al coro, cioè ci sarà tutta una situazione completamente diversa, perché è stata una prova durissima questo periodo, dove probabilmente ha fatto rimettere dentro di noi degli ordini, no? Cioè, che cosa, certo, cosa è più importante di un'altra cosa. Quindi il lockdown in questo caso non è una cosa di secondo piano, è una cosa comunque che è molto importante, ed è probabile anche che questa mia decisione arrivi anche dopo questo periodo di stop, di ragionamenti, di tante cose. Ma le abitudini cambiate anche, perché poi molte volte i ritmi a cui siamo sottoposti non ci permettono neanche di rallentare per capire dove stiamo andando. E in questo alla caso, fine e c'hai 30 anni in più, no? Esatto. Questo momento probabilmente ha fatto riflettere un po' tutti quanti. Io sono certo che il panorama isolano, da punto di vista corale, sarà diversissimo. Cioè, io mi auguro che tanto che noi ripartiamo, che piano piano la vita riprenda al 100%, ma sono convinto che noi ci ritroveremo in situazioni molto diverse tutti quanti. Ma non per la mascherina, ma proprio per il fatto che molte persone hanno fatto altri ragionamenti, daranno altre priorità, nuove priorità, che forse sono le priorità che mancavano già prima e che ci stavano sfuggendo, che ci sono scappate, per mille altre cose, insomma. Alessandro, in bocca al lupo, grazie dell'intervista. Crepi, grazie a te, ciao Vittorio, grazie a tutti. Ciao. Bene, con questo argomento è tutto per oggi per quanto riguarda GP On Air. Ricordo di rimanere con Radio Supersound, la radio che una volta che l'accendi ti ha anche acceso in questa estate che sta passando, ci sta portando al Ferragosto. Grazie a tutti, appuntamento per venerdì, medesima ora, ore 12, e con l'ultimo appuntamento prima del Ferragosto con GP On Air, appunto. A venerdì.